La Civiltà Cattolica presenta Ipertesti. Ogni cambiamento, come quello epocale che stiamo attraversando, richiede un cammino educativo. La costituzione di un villaggio dell'educazione che generi una rete di relazioni umane e aperte. Tale villaggio deve mettere al centro la persona, favorire la creatività e la responsabilità per una progettualità di lunga durata e formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Occorre dunque un concetto di educazione che abbracci l'ampia gamma di esperienze di vita e di processi di apprendimento e che consenta ai giovani, individualmente e collettivamente, di sviluppare le loro personalità. Le parole di Papa Francesco pronunciate nel discorso del 9 gennaio 2020 al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede sembrano oggi ancora più attuali. Il pontefice è intervenuto più volte sul tema dell'educazione e nel messaggio per il lancio del patto educativo, il 12 settembre dello scorso anno, Papa Francesco aveva invitato a Roma, per il 14 maggio 2020, tutti coloro che operano nel campo dell'educazione, per elaborare insieme un patto educativo globale. L'evento, rinviato a causa del Covid-19, si terrà il 15 ottobre. Sarà un incontro virtuale, aperto a tutti e in diretta sul canale YouTube di Vatican Media, durante il quale sarà trasmesso un videomessaggio del Papa, insieme a testimonianze ed esperienze internazionali. Alle motivazioni che sono alla base di questa iniziativa è dedicato l'articolo di Padre Giovanni Cucci, dal titolo «Ricostruire il patto educativo globale», contenuto nel quaderno 4087 della Civiltà Cattolica. La pandemia ha reso l'appello del Santo Padre ancora più stringente, scrive Cucci. Serve unire gli sforzi per la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di fratellanza, pace e giustizia. Nel suo articolo, Padre Giovanni Cucci evidenzia alcuni segnali drammatici del fallimento educativo. I luoghi che da sempre sono stati decisivi per l'educazione, in particolare la famiglia, le istituzioni e la scuola, sono oggi profondamente in crisi, scrive Cucci, anche perché considerati in modo negativo dalla cultura odierna, ossessivamente ripiegata su se stessa. Da qui la grave e crescente frattura del patto generazionale tra adulti e giovani. Per Cucci uno dei segnali di questa frattura è rappresentato dal crollo demografico dell'Occidente e in particolare dell'Italia. Il calo delle nascite, infatti, porta con sé interrogativi inquietanti, aggiunge Cucci. La mancanza di figli in una società, scrive, denuncia la mancanza di un futuro, di voler continuare a vivere in altri, soprattutto della consapevolezza di avere qualcosa di bello da consegnare a chi verrà dopo. Questa sfiducia nel futuro si riflette così nella crescente difficoltà a educare, sottolinea Cucci, a trasmettere alle generazioni seguenti un patrimonio sapienziale acquisito per cui valga la pena vivere. Il futuro viene visto sempre meno come luogo della progettazione e della speranza, ma richiama piuttosto paure e preoccupazioni. L'aspetto più sconcertante, sottolinea Cucci, è che si parla di una popolazione che gode di privilegi unici, tanto da essere considerata la più fortunata della storia. Non ha conosciuto la guerra, la fame, la carestia e le intemperie. Nonostante questo, la percentuale di infelicità percepita è notevolmente aumentata, scrive Cucci. Siamo una generazione che si sta ammalando di solitudine.
Anche per questi motivi, un progetto educativo globale richiede con urgenza che si ricostruisca il patto scuola-famiglia che si è andato sgretolando in queste ultime generazioni. Per educazione, tuttavia, non si deve intendere una mera trasmissione di concetti, come ha spiegato Papa Francesco rivolgendosi ai partecipanti a un convegno tenutosi poco prima del lockdown. Educare significa piuttosto integrare il linguaggio della testa con il linguaggio del cuore e il linguaggio delle mani, dice il Papa. Per Cucci, tuttavia, la modernità ha dimenticato il linguaggio del cuore, limitandosi alla testa e alle mani. E la massa accresciuta di informazioni a disposizione, pur essendo un bene prezioso, non ha reso più confortevole l'esistenza. Ma come ricostruire il patto educativo? Chiede padre Giovanni Cucci. Su questo Papa Francesco offre tre piste. La prima è costruire un villaggio dell'educazione. Per Cucci si tratta di favorire il dialogo tra le varie agenzie educative, come la famiglia, la scuola, le istituzioni religiose e civili. Occorre siglare un patto per dare un'anima ai processi educativi formali ed informali, scrive Papa Francesco nel messaggio per il lancio del patto educativo, i quali non possono ignorare che tutto nel mondo è intimamente connesso. Ed è necessario trovare, secondo una sana antropologia, altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Questo patto, scrive Cucci, si è purtroppo interrotto da tempo, con gravi conseguenze a tutti i livelli. Si pensi al dilagare di fenomeni legati all'intolleranza, al razzismo, alla violenza e al bullismo. L'uso massiccio dei social non è un'alternativa valida, nel momento in cui pretende di compensare la fatica e la gradualità indispensabili per un percorso educativo. Anzi, esso può diventare una trappola quando ci si illude che la formazione di una persona sia riconducibile ad un semplice click. Le circostanze legate alla pandemia di Covid-19 e le sue implicazioni in ogni ambito delle nostre società, continua Cucci, mostrano in maniera efficace e drammatica quanto l'intera umanità sia coinvolta nel bene e nel male, nelle vicende della casa comune, affidata alle responsabilità e alle possibilità di ciascuno. Ricostruire il patto generazionale, quindi, aiuta il giovane ad individuare il proprio desiderio profondo, scrive Cucci, e l'anziano a riscoprire il ruolo prezioso di una memoria di vita da trasmettere a chi viene dopo di lui. Se i giovani si radicano nei sogni degli anziani, scrive Papa Francesco nella sua esortazione apostolica Christus Vivit, riescono a vedere il futuro, possono avere visioni che aprono loro l'orizzonte e mostrano loro nuovi cammini. Ma se gli anziani non sognano, i giovani non possono più vedere chiaramente l'orizzonte. La seconda pista suggerita da Francesco è il domani chiede il meglio dell'oggi. Per Cucci, prendere sul serio questa prospettiva significa investire sul futuro e contestare le leggi del mercato all'insegna del tutto e subito, che bruciano possibilità e penalizzano la qualità. Significa investire sulle nuove generazioni, ma anche sulla consapevolezza che i cambiamenti più profondi ed efficaci non possono essere rapidi e immediati. L'educazione richiede tempo, gradualità e affetto.
Il segreto dell'intelligenza umana, ricorda Cucci, risiede in un trucco della natura. L'aver avuto uno sviluppo e tappe di crescita più lente e cadenzate rispetto alle altre specie viventi è alla base della straordinaria potenza e plasticità della nostra mente e la rende capace di operazioni meravigliose ed estremamente variegate, che introducono in una prospettiva più grande del qui e ora. La terza traccia è educare a servire. Educare e servire. Per ricostruire il patto educativo è necessario preparare persone che si occupino in maniera specifica della formazione, scrive Cucci, con dedizione, ma anche con competenza. Pensare all'educazione, dice Papa Francesco, è pensare alle generazioni future e al futuro dell'umanità. È pertanto qualcosa di profondamente radicato nella speranza e richiede generosità e coraggio. La competenza in sede educativa rimane indispensabile, sottolinea Cucci, ma il servizio va educato anche per proteggere l'educatore. La complessità e la vastità dei problemi odierni, in mancanza di un supporto adeguato, rischiano di schiacciarlo. La buona volontà e purezza di intenzioni devono essere accompagnati dall'esperienza e dalla competenza. Il patto educativo, tuttavia, richiede anche un rinnovato dialogo tra cultura e religione, aggiunge Cucci. Un dialogo più volte rotto, soprattutto in Occidente, e che costituisce invece un servizio prezioso per tutti. Anche in sede ecclesiale, quindi, è necessario ripensare le modalità dell'incontro tra cuore, mente e mani, capace di intercettare la vita delle persone, senza limitarsi a lamentare la loro crescente disaffezione. Il dialogo tra cuore, mente e mani è auspicabile soprattutto nella formazione dei pastori, aggiunge Cucci. Anche in quella sede non sempre è stata riconosciuta l'importanza che esso dovrebbe assumere, soprattutto nella sua valenza di cerniera, capace di mettere insieme i tre aspetti rilevati da Papa Francesco, scrive Cucci. Sulla formazione dei preti occorre dialogare di più, superare i campanilismi, fare scelte condivise, avviare insieme buoni percorsi formativi e preparare da lontano formatori all'altezza di questo compito così importante, dice Papa Francesco. Per Cucci, quindi, il villaggio dell'educazione viene edificato quando ciascuno impara a riconoscere e occupare il proprio posto, mettendo a disposizione i talenti che gli sono stati dati. Così come quelli del colibrì di un'antica leggenda africana, citata da Cucci, che col suo minuscolo becco pieno d'acqua cerca di spegnere un incendio divampato nella foresta, mentre tutti gli altri animali fuggono. Io faccio la mia parte, dice il colibrì a chi gli fa notare che quattro gocce d'acqua non domeranno le fiamme. Il patto educativo è questione di vita o di morte per tutti, conclude Cucci. Rendersi disponibili a fare la propria parte forse non spegnerà il grande incendio, ma offrirà un futuro non solo a chi viene dopo, ma anzitutto a se stessi. Il senso della solidarietà e della fratellanza è l'unico antidoto efficace alla solitudine e al male di vivere.